io non lo volevo fare questo video, io non lo volevo fare, ma tanto, mai siamo nell'argomento. Mi sono visto su YouTube video che parlano di questa idea, di questa chiusura di un, come possiamo chiamarlo, applicazione, social network, Telegram. Ok? Telegram. Allora, intanto questo video non verrà visto da nessuno, non verrà visto fino alla fine, perché io non sono qui a giudicare nessuno. Ok? Però la mia idea di pensiero è questa. È questa. Perché si condivide giornali, quotidiani tramite questo social network molto molto interessante da certi punti di vista e molto contrariato da altra gente che ancora non lo usa, che usa solo WhatsApp, ma questo è inevitabile, perché WhatsApp è nato prima e Telegram è nato dopo. Però, ragazzi, sarei contrario a far chiudere questi gruppi di Telegram, per carità. Io la pirateria no, non è mai piaciuta, non mi è mai piaciuta. Devo essere sincero, però ragazzi, se siamo arrivati a un certo punto che adesso, tra virgolette, si sono svegliati, no, si sono svegliati, hanno intenzione di chiudere questi gruppi per il semplice motivo. Ma perché ogni volta mi blocco? Per il semplice motivo che le edicole, i giornali che vendono, gli edicolanti che vendono giornali non percepiscono più diciamo il guadagno, perché ormai con questa quarantena siamo talmente dentro, siamo proprio arrivati al culmine della disperazione più totale, di cui che adesso si sono svegliati di far chiudere Telegram per il semplice motivo che vengono condivisi quotidiani, riviste, giornali online che si possono leggere completamente gratuiti. E completi. Io ragazzi sono sempre non dico no, non sono a favore della pirateria, come tutti penso che saranno d'accordo. Però ragazzi, da quanto c'è la pirateria in Italia? Da quanto c'è la pirateria in Italia? Da tanto, da tanto. Vi posso citare tanti di quei servizi che si usavano una volta. Allora, ragazzi, condivisione di musica, si scarica musica, film, materiali, software. Ragazzi, io non sono qui a giudicare niente, perché ragazzi non è che mi hanno detto di parlare a questo video per puntare
a farvi capire un pochettino la situazione, però io non sono nessuno. Però, ripeto, da quanto c'è la pirateria, da tanto la pirateria. Però ragazzi, allora, Emule, poi c'era Elephant, poi c'era i Torrent, i File Torrent, poi c'era tanti di quei software che si possono condividere tante cose, si possono scaricare tante cose. Però ragazzi, ormai noi italiani, il governo italiano si è svegliato troppo tardi. Non è mai tardi per far chiudere queste cose. Allora ragazzi, allora, perché c'è si possono vedere i film in streaming? Perché ormai siamo in un mondo molto non controllato. Ormai tutti se ne strafregano perché vedono che è tutto gratis. E devo dire, ma fino adesso, di che cosa si sono occupati fino adesso? Cioè, ci sono cose più importanti di far chiudere gruppi Telegram, oppure di sospendere Telegram? Perché non lo potevano fare prima? A parte che ragazzi, cioè, non dico che è giusto a far condividere certi strumenti su Telegram, oppure anche su WhatsApp, di condividere musica, di farsi passare musica, tutta una cosa molto al di fuori di quello che pensiamo. È molto ampiosa la cosa. Cioè, non possiamo dire che ormai non possiamo più dire di non usare questi strumenti, di trovare qualsiasi cosa in internet, di poter condividere file, musica, film. Perché ragazzi, siamo talmente abituati che ormai in Italia si fa quello che vuole, si fa quello che si vuole. Lo so che forse questo video verrà un po' criticato, non lo so, può darsi, ma ragazzi, non so se questo video lo terrò provvisorio, tanto per vedere chi lo guarderà, chi penserà giusto o sbagliato che sia, oppure che mi commenterà sotto il video. Io ragazzi, ditemi voi se siete a favore o no di far chiudere Telegram o qualsiasi altro servizio in streaming. Ragazzi, ormai che siamo a casa, siamo proprio proprio arrivati al limite, che ormai non si sa più cosa fare. Ormai il mondo
è in internet, il mondo è in internet, si può vedere di tutto. E in Italia adesso si sta pensando di chiudere tutti i gruppi Telegram oppure qualsiasi altro roba di pirateria. Ragazzi, da quanto c'è la pirateria? Non tanto. Dunque, ragazzi, non sono né pro e né contro, però ragazzi non so darvi una risposta, sinceramente. Non so proprio darvi una risposta, perché la mia semplice risposta è che ormai siamo abituati a trovare di tutto in internet. Qualsiasi cosa. E io ogni volta mi chiedo, ma come fanno? Hanno i diritti? Come faranno? C'è sempre questa domanda. E ragazzi, non dico di sfruttare questa cosa qua, di trovare tutto gratis perché altre persone condividono su gruppi o su forum le cose che sono illegali. Ma ragazzi, purtroppo in altri paesi nel mondo hanno bloccato un pochettino questa linea di sorpasso, di trovare le cose che ci interessano oppure le cose più introvabili che non ci pensiamo neanche di trovare. In Italia ancora noi in generale non siamo mai riusciti a far capire che ormai è troppo tardi, ma purtroppo ormai siamo così dentro che è difficile uscirne fuori da questa situazione, oppure a posto. Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Io non aggiungo altro perché non lo so, questo video verrà criticato. A parte che i miei video non è che vengono seguiti da tante persone. Però ragazzi, no, questo è il mio pensiero. Dopo, per chi vuole vedere il video fino alla fine, bene, almeno ho dato un mio pensiero. Dunque, se non siete d'accordo con me, ditemelo sotto nei commenti e mi dite se per caso anche voi utilizzate Telegram, utilizzate servizi in streaming, che ormai il mondo è streaming. Ragazzi, ditemi voi, io ho fatto la mia impressione su questo argomento e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!